prima di cominciare un viaggio bisogna programmarlo. E all'inizio di un viaggio la tua mente sarà così. Sfrutto questa meravigliosa nuvola di nebbia che c'è a casa mia questa mattina per farti capire come iniziare a suonare senza avere un programma preciso in un ambiente come questo sia molto pericoloso, perché comincerai a sbandare, non saprai dove andare. E quindi la cosa più importante da fare all'inizio è avere le idee chiare. Molte domande che ricevo, tantissime direi, sono tutte sul fatto del capire: ma devo fare la tecnica, devo fare il pezzo, posso suonare a mani unite, posso suonare a mani separate? Sono tutte domande lecite, ma che fanno capire la grande confusione che si ha. E purtroppo confusione significa che se voglio arrivare a un obiettivo che ho più o meno in testa ma non vedo, non posso vedere neanche la strada. Ed è per questo che utilizzare un insegnante all'inizio è qualcosa di utilissimo, ovviamente. Se trovi l'insegnante giusto, perché mi rendo conto che non tutti gli insegnanti sono adatti a tutti gli allievi. Ed è per questo che sto facendo anche questi video, perché vorrei che tu capissi se per te io vado bene come insegnante oppure no. E quindi cominciamo subito. Abbiamo detto nei giorni scorsi quanto sia importante fare uno spazio. Fare spazio nella propria mente, ma soprattutto in casa, e ritagliarsi quello spazio e il tempo. Questo è veramente importantissimo. L'altra cosa importante è capire col pianoforte che cosa si può fare. Nel senso, voglio dedicarmici all'inizio poco tempo per capire se mi piace e poi sfruttare quest'onda lunga con più impegno? È probabile che la tua risposta sia sì, oppure sei una di quelle persone che dice: no, voglio subito cominciare 4 ore al giorno, e questa cosa te la sconsiglio. La cosa più importante adesso è quella di stabilire un programma, un progetto che ti porti a suonare il tuo primo pezzo, ed è quello che faremo in questi prossimi video. Quindi la prima cosa più importante da fare sarà stabilire la postura al piano, quindi come sederci, come stare dritti con la schiena, e ti dirò già subito che ci saranno non pochi problemi, perché tenderemo a stare con una posizione sbagliata, e questa posizione sbagliata influirà sulla morbidezza e sulla rilassatezza delle nostre braccia. Se noi non abbiamo il giusto peso sul pianoforte, non uscirà nessun suono, e quindi verranno fuori quei fenomeni con le note schiacciate che neanche si sentono, perché tu tutto il peso ce l'hai nel posto sbagliato. Te lo farò vedere tra poco, come bisogna sedersi sul pianoforte, ma la cosa più importante all'inizio è capire quanto sia fondamentale sedersi bene. Molti dei miei allievi non hanno neanche uno sgabello adatto per suonare il pianoforte, hanno oltrepiedi, che è proprio il massimo dell'instabilità, oppure hanno le sedie con tanto di braccioli, magari per far funzionare ancora meglio la cosa. Ecco, tutto ciò non va bene. Quindi la prima cosa da fare per suonare bene il pianoforte è trovare una posizione e un'altezza giuste. Vedremo fra poco come si fa. È come quando entri in macchina, puoi mica guidare se hai il sedile troppo indietro o troppo alto o troppo basso. La prima cosa che fai è sederti regolando il sedile e gli specchietti. La stessa cosa sul pianoforte: la prima cosa da fare è imparare benissimo la posizione da tenere al piano, ok? Importantissimo, quindi lo vedremo. Ed eccoci al piano per vedere subito il primo più grande passaggio da fare per suonare bene il piano. Molto spesso mi capita che mi si mandino delle mail in cui l'allievo mi chiede, o futuro allievo, mi chiede a che corso dei miei 3 corsi, 3 livelli può entrare. E io sono sempre molto attenta alle esigenze dei miei allievi, e quindi dico: bah, hai già suonato in passato, quanto hai suonato? E normalmente sento di persone che hanno già suonato un paio d'anni, 3 anni, e che quindi non vogliono entrare al primo livello. E quindi dico: guarda, secondo me devi entrare al primo livello comunque, però mandami un video. E nei video vedo cose che non dovrei, non, no, voi umani non potete immaginare. Queste cose che voi umani non potete immaginare sono i classici errori che fanno gli autodidatti, e purtroppo anche persone che sono seguite da maestri che non le seguono abbastanza bene. Quindi, 2 cose. La prima: se vuoi che io commenti il tuo video in diretta, cioè in diretta in uno di questi video, me lo puoi mandare alla mail silvia@sognandoilpiano.it.
con l'autorizzazione a pubblicarlo, perché io lo commenterò nel momento in cui posso farne un video YouTube. O se tu vuoi iscriverti a un mio corso, ovviamente lo farò per quello, ma se vuoi solo un parere senza dover interessarti ai miei corsi, cioè si può anche non fare i miei corsi, puoi mandarmi un video con l'autorizzazione però a commentarlo in un video su YouTube. Invece, quello che voglio dirti adesso è prova a riprenderti con la telecamera, se è da un po' di tempo che suoni, e comincia a notare alcune cose. La postura è questa che ho io in questo momento, ovvero prendiamo una bolla. Il mio avambraccio è parallelo al pavimento o è così, così o così? Perché la posizione giusta dovrebbe essere quella che ci permette di avere più rilassamento possibile all'interno dei nostri muscoli. Se la seduta è troppo alta, per esempio, io dovrò stare, cioè dovrò cercare di tirare giù le spalle per riuscire ad arrivare al pianoforte, o peggio, fare questo che ancora non si può. Se la seduta è troppo bassa, invece, tirerò su le spalle per riuscire ad arrivare meglio al piano. Quindi quello che dobbiamo fare è trovare l'altezza giusta, che è questa, che ci permette di avere il braccio perpendicolare al pavimento, quindi lungo il busto, e alzando, tenendo basse le spalle, alzando l'avambraccio, dovremmo avere la mano in linea col pianoforte. Avambraccio, qua se ci mettiamo qualcosa non rotola da nessuna parte, ok? Millimetro più, millimetro meno. Molto bene. La mano. Altra cosa che proprio non riesco a vedere nei video che vedo dei principianti o di chi ha studiato da solo o seguito non benissimo, è quella che la mano è fatta per stare dentro la tastiera e io vedo sempre ditina fuori, che non ci sono, e rabbrividisco perché un cuoco che deve cucinare e ha gli strumenti per cucinare in bagno farà un po' fatica a cucinare in maniera veloce e ottimale, dovrà andare sempre avanti e indietro per una stanza. E i nostri strumenti al pianoforte sono le dita, quindi le dita devono stare dentro la tastiera. E invece, ovviamente, siccome nessuno o pochi parlano di morbidezza, flessibilità, tutti gli esercizi di stretching che bisogna fare prima di suonare, e trovi vari miei video sull'argomento, siamo tutti tesi e quindi suoniamo con le dita fuori in questo modo ed è terribile. Uno è terribile da vedere esteticamente, è una cosa che fa una fitta al cuore. Ma a parte l'effetto estetico che si può anche soprassedere, è proprio l'utilità. Sono poi quelle persone che dicono: ma io studio da 2 anni, ma non riesco a fare i pezzi più veloci, mi pianto sempre. Ci credo che ti pianti sempre. Hai una macchina col freno a mano tirato, è logico che le cose non possano andare. Quindi, una regola di base per il pianoforte è che devi stare con la mano, con tutte le dita dentro la tastiera, sempre. Quindi, se suoni una scala, non è che fai questa roba qua e arriviamo anche al gomito di gallina. Quindi la prima cosa da fare è avere la mano ben posizionata, il corpo ben posizionato e poi cominciare facendo un esercizio, per esempio le 5 dita, le premiamo tutte insieme perché all'inizio non avremo il controllo singolo di ogni dita, le tengo curve con le nocche sollevate, guarda, è come se avessi una pallina sotto, polso basso, nocche sollevate e le premo tutte e 5 insieme, curve. Ok, tutte insieme curve. E sto in questa posizione in modo che le mie dita imparino a tenere questa posizione e non queste robe qua che vedo troppo spesso, purtroppo le vedo tanto spesso. Quindi, prima cosa importante, la posizione. Seconda, la posizione della mano con le dita tutte dentro. Le tre più lunghe stanno vicine ai tasti neri e non qua, perché se io metto le dita qua, purtroppo le altre dita vanno fuori. Le altre dita che sono mignole pollice, perché sono più corte e quindi andranno fuori. Le dita vanno dentro, 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 dentro. Non stanno fuori. Fuori non stanno mai, ok? Questa è una cosa fondamentale, la ripeto perché la vedo sbagliata sempre. Quando poi suoneremo varie cose del tipo una scala, non sto a parlare del passaggio del pollice adesso, ma ne parlerò. Quello che non bisogna fare è alzare sto gomito o
o abbassarlo, il gomito resta sempre fermo. Sono le dita che si muovono. Fermo dal polso indietro. Guarda che bel suono rotondo e pieno. Inoltre, guarda un po' cioè, guarda un po' il mio sedere, è brutto da dire, però guarda un po' dove sono seduta. Sono seduta a metà dello sgabello. Lo sgabello inizia qua, io sono seduta nella metà anteriore. Perché in questo modo il mio baricentro è spostato in avanti, i piedi devono stare per forza appoggiati, perché se non sono appoggiati io casco in avanti. Ed è proprio questo sistema di leve che mi permette di ottenere un bel suono pieno. Quindi è proprio importante avere questo peso che ci porta verso il pianoforte. Se non abbiamo questo peso, utilizzeremo male le nostre risorse. Verranno quelle cose del tipo, non riesco neanche a farle, cioè siamo seduti spavaranzati con le gambe che ballonzolano così e... Oppure... Terribile, cioè è una cosa che non si può vedere. Posizione. Poi mi dispiace suonare sempre per Elisa, ma. Il pianoforte ha bisogno anche di dinamiche. Cosa vuol dire? Si chiama pianoforte perché può suonare piano e giustamente anche forte. Se noi non abbiamo il controllo del nostro corpo, col cavolo che suoniamo forte, perché dovremo utilizzare le dita e ci verrà una tendinite in 3 secondi. Invece, più suono mi serve, più riesco a mettere il peso sul pianoforte, inclinando semplicemente il mio busto. Quindi il mio corpo, il mio busto, a seconda del peso che mi serve sul pianoforte, si inclina in avanti o indietro, ma sono micromovimenti con le spalle rilassate, il braccio rilassato e l'avambraccio in questa posizione, che deve essere abbastanza lontano dal pianoforte, perché un altro errore che si fa spesso è mettersi troppo vicini e quindi si ha questa postura che non ci permette di controllare quello che facciamo, perché siamo troppo vicini e quindi o i gomiti vanno indietro o... E avremo una postura troppo sbagliata, cioè sbagliata perché non ci permetterà di trasferire il nostro peso. Quindi l'ideale è avere dal gomito al polso esattamente come dal tronco all'inizio dei tasti, ok? Quindi questa è la posizione corretta, non deve essere né più vicino né più lontano. Braccio rilassato e questa posizione corretta, punta dello sgabello. Queste sono cose che insegno ovviamente anche nel primo corso, ma...
siccome questa vuole essere un'introduzione che permetta a tutti di suonare, a prescindere che abbiano la disponibilità di tempo economica per comprare il mio corso, io vorrei che tutti al mondo avessero almeno un'alfabetizzazione base al pianoforte, e questo è il mio obiettivo di questo corso. Quindi per questa lezione io vorrei che imparassi la cosa più importante di tutte, che è la postura del corpo, come sederti, quanto stare lontano dal pianoforte, la posizione della mano curva con le dita curve e il fatto che quando utilizzerai, quando suonerai, non ci saranno movimenti a gallina o a sferragliamento di chi cuce chi fa la maglia. No, ci saranno il gomito fermo, piuttosto lo potremo allargare nel momento in cui andiamo a prendere i tasti più estremi, ma non ci saranno movimenti in cui sale o scende perché le spalle, il gomito fino al polso è tutto bloccatissimo, ok? Poi l'esercizio che potrei fare per cominciare è proprio questo: prendi il Do che è alla base dei due tasti neri, 2, 3, 2, 3, alla base dei due tasti neri c'è il Do, alla base dei tre tasti neri c'è il Fa. Quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quindi prendi questa posizione qua e provi a tenerla. Fai la stessa cosa con la sinistra. Le nocche devono stare su, le dita devono essere tutte curve, il pollice e il mignolo stanno a metà tasto e le altre dita stanno vicino ai tasti neri, ok? Importantissimo. Se impari già questo, non hai idea di come tu possa partire bene e di quante cose potremmo fare bene insieme. Quindi mi raccomando, la posizione, la seduta. Se hai una sedia, non puoi regolarla e ovviamente bisognerebbe prendere uno sgabello regolabile. Prova tra libri e cuscini a cambiare l'altezza di quella sedia o se hai una tastiera, cambiare l'altezza della tastiera. Molto bene, ci vediamo al prossimo video e scrivimi nei commenti se hai provato a fare queste note e come ti vengono. Alla prossima!